Ginosa ha ancora ferite profonde dopo l'alluvione, i crolli e la frana nel centro storico, in ginocchio il paese ed il suo agro, ma qualcosa finalmente si muove, a partire dall'essenziale, la via di accesso principale, la ex statale 580, appalto assegnato per ricostruire il ponte, l'assessore Leonardo Galante. Questo ponte porterà un po' di respiro sia a Ginosa che anche alla nostra marina. Ci hanno detto che nel giro di 30 giorni questo ponte sarà pronto, finalmente siamo arrivati a un punto di arrivo. Tutto da stabilire ancora per il centro storico. La frana ha provocato danni al 30% della sua estensione. Sono in corso le verifiche dei tecnici del CNR. L'area interdetta a breve potrebbe essere ristretta, ma non prima degli esiti delle valutazioni tecniche. 20 famiglie sono ancora alloggiate in albergo, 60 persone circa che premono per poter rientrare a casa. Il comune intanto sta mettendo a disposizione degli alloggi. Difficile la situazione nelle campagne, la viabilità interna è da rifare. Si attendono fondi regionali per 5 milioni. L'assessore all'agricoltura, Francesco Sant'Antonio. Preghiamo le istituzioni regionali di fare capo a Ginosa e venire a verificare dal vivo quello che sta succedendo sul territorio.